Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A Cento, in via della Canapa 54. Febbraio 2018 di Marco Rabboni per TC100 Web TV. Il web ancora una volta è stato utile e indispensabile per informare tempestivamente, permettendo di mettere in luce situazioni critiche e di informare sulle emergenze. Il tam tam di questi giorni per l'alluvione del Reno, che ha allagato un vasto territorio della bassa bolognese a ridosso dell'area metropolitana di Bologna, è stato determinante per alleviare il disorientamento della popolazione colpita dall'inondazione. Per descrivere quei drammatici momenti abbiamo scelto poche ma significative immagini pubblicate sul web del disastro successo sabato 2 febbraio 2019. Poco dopo mezzogiorno, per fatalità o per responsabilità, l'argine destro del fiume Reno rompe e lascia riversare fragorosamente milioni di metri cubi d'acqua nelle campagne e nelle case dei paesi limitrofi. Al luogo della rottura, località Boschetto, sulla strada che porta a Trebbo di Reno e poi Bologna, causando ingenti danni ancora in via di definizione. L'acqua improvvisa ha colto di sorpresa tanti inermi abitanti, soccorsi con ogni mezzo, con estremo coraggio e abnegazione, rischiando anche la vita. Onore alle forze dell'ordine, ai volontari e ai carabinieri che hanno soccorso e sostenuto gli inermi abitanti. Non si perde tempo e, rischiando grosso, si cerca di porre da subito rimedio al problema e si cerca con ogni mezzo di tappare la grande falla apertasi nell'argine. Ora è tutto finito e vorremmo che tutto ciò accaduto sia di insegnamento per il futuro. Mai lasciare a metà un'opera, mai rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Prima o poi la natura te la fa pagare con gli interessi.